Oh, un imbecille! Ma te che voglio scendere! Vuoi scendere? No, scendere, vai! Ora tu vedi che ti succede! Ma che tu fai a me? Stai buona, se stai buona ci divertiamo tutti e due! Vieni! Vieni qua! Vieni qua! Stacchiato! Prendi! Non mai tu sei arrivato tardi! A noi! Se moschino! Ma lo mato un dov'è? Allora se sbagliamo piottola, eh! Oh, oh, e di questa che ne faccio? Gli addi classi trova un altro ganzo, perché su non è più buona a nulla! Davvero? Prova, Cipi, prova! Prova, Cipi, prova! Tutti danno un racconto stasera! Facci vedere, vai, chiacchierone! Te lo vedo, eh! Mi schiacci capo! Sta buona, vai! Aiuto! Aiuto! Nello! Nello, bellino! Aiuto! Fanno presto, allora! Lascia il sole e vanno via. Camerati! Oh, aspettatemi! Un Cristo un croce. Io non ve lo so dire come l'aveva inconciato. Siccome io non ce la facevo a trasportarlo sulle spalle, allora l'ho sistemato per benino e sono andata a chiedere aiuto alla fattoria di Nencini. Meno male c'era Fosco dei Danieri, che l'ha caricato su un muro e l'ha portato dai carabinieri. Poi ci hanno pensato loro a portarlo all'ospedale. Ma vai, la sei andata bene, se lo potevano anche ammazzare. Vediamo un po', il moschino lo racconta a tutti, che via via è meglio star zitti. Racconti che? Lascia fare, te, non sono cose da bambini. Andate a letto piuttosto voi due, è tardi. Se non tu glielo dici, sai che la pensa. Senti me, te lo racconto io. Moschino è un bugiardo e una spia. Una sera Nella allo spaccio, avvelita per via di fratello militare che non si sa neanche dove è andata a finire, disse che quando l'avevano fatto partire per la Russia non gli avevano messo neanche una maglia di lana. Questo disse, e non che inducele un porco delinquente assassino che manda a morire la povera gente. Me l'ha detto, l'ha detto. Oh, ma quando tu ti metti una cosa in testa te, eh? Però non stai induce a prendere Nella a portarlo in bosco. E io domani glielo scrivo, così saprà la verità. Per l'amor di Dio, Nina, non ci manca che codesta. Attenzione. Tua maestà il re e imperatore. Baby, dov'è lo zio? Accettato. Non c'è nessuno. Dalla carica di capo del governo. Dov'è lo zio? Sono tutti giù nell'aia, non so cos'è successo. Segretario di Stato. Bene, andiamo a vedere. Presentate da tua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini. Bene, ma per voi, e ora che succede? L'è finita se Dio vuole. Perché finalmente il re si è deciso. Viva il re! Viva sua maestà! No, viva l'Italia! Via! Viva Madonna! Non poteva ma più! I fascisti li stanno lì a guardare! Via! Senza i capoccioni che tu vuoi faccia! Certo! Ma comunque è stata sempre, perché l'erba cattiva da umore mai! Ha ragione Peppone! Con il resto di non si troverà più un fascista nemmeno a cercarlo con il lanternino! Mi faranno bene a levarsi da coglioni, perché se mi capita a tiro chi dico io e gli può rimpiangere il giorno del Senato! Bravo Nello! Pensare a vendette! Sì! Quando si sarà capito bene a come fanno le cose, potrai sporgere regolare denunzia, tieni con un buon avvocato e sarai il primo a dimostrare speranza nel nuovo corso della giustizia. Mm. Sì, signore. Sì. Zio, come faccio a spedire questa lettera al duce? È urgente. Hai visto come l'hanno ridotto? Ho visto, me ne occupo io, non dubitare. Solo che oggi il duce è stato arrestato. L'ha fatto imprigionare il re, non so se potrai risponderti. Aber in Deutschland gibt es keinen König, der Hitler aufhalten kann.